Ringrazio tutti i presenti qui in sala o coloro che ci seguono in streaming sul canale YouTube per essere qui a partecipare a questo importante incontro culturale, alla presentazione del libro di Stefano Fassina, Il mestiere della sinistra nel ritorno della politica, con un commento di Mario Tronti, edito Castelvecchi nel 2022. È doveroso ringraziare il dottor Luca Nolasco per l'idea di questa serata, di questo evento culturale, con l'associazione Pro Loco Fernando Verdesca di Copertino e anche per l'ospitalità della città di Copertino. Prima di iniziare facciamo delle presentazioni di rito. Stefano Fassina, autore del libro che non necessita, diciamo, di ulteriori presentazioni. Claudio Stefanazzi, deputato della Repubblica Italiana. Nicola Grasso, professore associato dell'Università del Salento, e Giulio Raganato, studente dell'Università del Salento, che questa sera avrà l'onere e l'onore di moderare l'incontro con i nostri ospiti invitati. Passo la parola alla nostra sindaca, professoressa Sandrina Schito, per un saluto istituzionale. Grazie Maria Pia, buonasera a tutti e benvenuti. E forse è la terza sera che noi ospitiamo eventi uno dietro l'altro e la sala è sempre gremita e questo ci fa piacere, che vuol dire che c'è bisogno di riflettere, di incontrarsi, di discutere, di dialogare. Dalla filosofia al teatro, dal teatro alla politica, con la P maiuscola. Benvenuto al nostro autore, all'onorevole Stefanazzi, al professore Grasso, a Giulio, naturalmente, che è il moderatore, non è una scelta per caso. Bene, il libro di questa sera dovrebbe aprire una riflessione, dal momento che i luoghi in cui si discute di quello che deve essere il ruolo della politica intanto, ma della sinistra, si sono proprio completamente ridotti, non ci sono più spazi. E mi fa piacere che il primo incontro avvenga qui a Copertino. Perché dico questo? Perché noi dopo la batosta che abbiamo avuto qualche mese fa dobbiamo rimetterci in piedi e lo possiamo fare soltanto attraverso la politica, non ci sono altri strumenti, non possono essere più gli slogan gli strumenti, ma non può essere più neanche la nomenclatura. Non possono essere più i nomi, non possono essere più le liti per una segreteria, perché altrimenti finiremo ancora una volta ad essere stritolati. Dobbiamo iniziare a ragionare su quello che la sinistra, il centro-sinistra chiede, gli elettori chiedono, i cittadini chiedono, una proposta identitaria che parta, come dice anche il libro che questa sera sarà presentato, da proposte vere, che non siano soltanto proposte populiste piuttosto che parlare alla pancia di, ma partire dai problemi reali. Il problema reale è naturalmente il lavoro, è il sistema educativo, è il sistema welfare. Per poterlo fare bisogna conoscere. Poco fa dicevamo agli addetti ai lavori, ma magari gli addetti ai lavori si confrontassero su questi temi, invece nelle segreterie si parla soltanto d'altro. Chi sarà il prossimo segretario? E così avanzano le proposte, invece non un programma. Chi sarà il prossimo sindaco? Giù i nomi piuttosto che i programmi. Chi sarà il prossimo presidente? Ecco, è arrivato il tempo in cui invece si riproponga un'idea di paese, un'idea di città, un'idea della politica che abbiamo smarrito per strada. Quindi questo incontro è salutato con grande favore, perché qui non soltanto addetti ai lavori, ma ci sono i cittadini. Ringrazio anche le forze dell'ordine che sono presenti, è giusto che una comunità ragioni attorno alle cose da fare. Il lavoro è un lavoro interessante ed importante e affronta con dettaglio una traccia sulla quale noi dobbiamo lavorare, perché sono cambiate le cose, sono cambiati i tempi, ma con tempi nuovi noi abbiamo il dovere di pensare a un'idea di paese. Ecco, questa idea di paese non può non partire da quello che è il suo tessuto, che è naturalmente una classe anche media che sta scomparendo. Deve iniziare a guardare non soltanto al lavoro dipendente, ma deve iniziare a guardare alla piccola e media impresa e deve fare rete, non parlando soltanto e
animando preoccupazioni. Ecco, io voglio veramente ringraziarvi e ringrazio anche il presidente della Proloco per aver proposto questo incontro. E devo dire il terzo qui in questo luogo in pochissimi giorni, anzi il quarto mi dicono, benissimo, con grandissima partecipazione. Evidentemente c'è bisogno di partecipazione e c'è bisogno di esserci. E per questo non possiamo che dire grazie alle comunità, perché le comunità sono vive quando dialogano, quando trovano i luoghi dell'incontro. Grazie. Una piccola aggiunta, ci tengo particolarmente tanto a ringraziare l'amico Sergio Blasi, già consigliere della Regione Puglia, che è presente qui con noi in sala, e alla fine dell'incontro sarà possibile acquistare il libro in fondo alla sala e il nostro autore sarà disponibile a firmare le copie. Grazie mille. Cedo la parola a Giulio Raganato. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Un grazie particolare chiaramente ai nostri ospiti, il professor Nicola Grasso, l'onorevole Claudio Stefanazzi e non per ultimo ma non per importanza l'autore del libro, l'onorevole Fassino. Che dire, intanto che sono tesissimo, quindi se divento rosso perdonatemi. Poi, io questo libro l'ho letto così come consiglia Mario Tronti all'interno del suo commento, un commento preziosissimo, ovvero con la matita in mano. Mi sono messo ed ho iniziato a sottolineare tutto ciò che ritenevo importante. Soltanto che presto mi sono reso conto che avrei finito per sottolineare un po' tutto il libro. Non tanto perché mi trovassi sempre d'accordo, avrei forse un po' da ridire sull'assetto istituzionale o lì dove si parla di diritti civili. Però riconosco l'importanza di questo libro, libro che mi ha tenuto attaccato alle sue pagine, perché fa qualcosa che ultimamente si vede fare poco specialmente in politica, che è dove si dovrebbe invece fare maggiormente. Ovvero analizzare, perché questo è il libro che analizza, lo fa con spirito critico e allo stesso tempo riesce a fornire un'alternativa, da una prospettiva. Questo è un libro importante perché, per l'appunto, specialmente in questi tempi in cui diciamo che sembra essersi perso tanto, soltanto che quel tanto si è sostituito un po' con l'elezione ogni anno e mezzo di un segretario di partito. Apro e chiudo parentesi. Questo è il mestiere della sinistra, è un libro scomodo, ed è scomodo nel senso che non è comodo. Non è comodo perché fuoriesce dalla comoda prospettiva per cui bisogna avere i cattivi contro i buoni, i buoni contro i cattivi, e cerca invece di analizzare in maniera molto critica e con un certo realismo politico che oramai difficilmente si vede. La cosa bella è che sin dall'inizio, sin dalla premessa, e che nei primi memo lo fa poi sotto una luce particolarmente bella di una parola bellissima, che è la parola lavoro. Che è un po' quella parola che, o almeno così afferma l'autore, all'interno del libro la sinistra sembra aver perduto, insomma, la bussola, così viene definita, la bussola che la sinistra ha perduto e che deve riconquistare. Già nel primo degli otto memo, perché poi questo libro è anche abbastanza schematico sotto questo punto di vista, l'onorevole Fassina fa una cosa anche qui che in un certo senso risulta scomoda rispetto ai tempi odierni. Attacca un po' l'eccessiva eticizzazione delle questioni, nel senso che la sinistra sembra più concentrarsi su questo che su quelli che dovrebbero essere i propri punti di forza. E lo fa per l'appunto attaccando peraltro anche quello che è un po' il comportamento che sembra aver preso piede da un po' di tempo a questa parte, ovvero additare, puntare il dito contro la destra e dire brutta, cattiva, sovranista, populista, fascista, eccetera, eccetera. Il libro cerca di andare oltre a tutto questo. Tra le altre cose appare anche in maniera implicita, in realtà anche abbastanza esplicita all'interno del libro, e non è il popolo ad aver perso la bussola. È la sinistra che evidentemente ha perso la bussola, se quel popolo e quelle classi sociali più deboli evidentemente non votano più dove votavano prima, ma votano più a destra. Questo, per l'appunto, è un libro importante proprio per questa sua capacità di analizzare, analisi che chiaramente si riscontra poi sotto tanti punti di vista. In particolare, cito questi ma ne potrei citare tanti altri per quanto riguarda il memo 4 e il memo 5, lì dove si parla di atlantismo e di Unione Europea. Questo è un libro, anche sotto questo punto di vista, inusuale perché non si concentra sul stare dentro o stare fuori la NATO, stare dentro o stare fuori l'Unione Europea, ma va oltre, riconosce la necessità di stare dentro, ma si pone una domanda, come effettivamente starci dentro? E il libro in questo poi cerca anche di dare abbastanza risposte che a mio avviso spesso vengono anche fornite. Ad esempio si parla di atlantismo adulto, un atlantismo non subalterno, e parlando di Unione Europea sono davvero tanti gli spunti che si possono trovare.
dalla condanna, in un certo senso, dall'aver fatto entrare dal 2004 in poi tutta una serie di stati che economicamente e socialmente sono molto distanti rispetto a quelli che sono i paesi fondatori dell'Unione Europea. Così come all'aver dato troppo peso dal 1986 in poi a quelle che vengono chiamate sacre libertà economiche, dalla circolazione di capitali alla libera circolazione di merci, persone e servizi. Si riconosce chiaramente la loro importanza, il fatto che siano necessari, ma allo stesso tempo si dice che sono diventati qualcosa di a sé stante, qualcosa che ha preso troppo il sovravvento a discapito chiaramente di altro, a discapito chiaramente di quello a cui dovrebbero essere subalterne. E parlando di sistema di forze di subalterno o non subalterno, all'interno del libro ad esempio ho trovato molto interessante lì dove si parla di consumatore e di cittadino, lì dove si dice che oramai, e non dovrebbe essere così, la sovranità del consumatore ha finito per sovrastare e essere messa prima in maniera molto più importante rispetto alla sovranità del lavoratore, ma l'uomo chiaramente prima ancora che consumatore, il libro lo ricorda bene, è lavoratore. Detto questo, perché sono veramente tanti gli spunti di cui si potrebbe parlare, non credo neanche che il tempo a disposizione basti per riuscire a citarli tutti, spero di aver dato un po' quello che è un quadro di questo libro, che in un certo senso è veramente importante per la sua capacità di analisi, perché cerca per l'appunto di costruire un gradino dal quale puoi costruire qualcos'altro, nel ritorno della politica e nel mestiere della sinistra. Quindi detto questo, sperando di aver un po' dato il quadro generale, passerei la parola all'onorevole Fassina. Buonasera a tutte e tutti, grazie per l'introduzione, grazie ai discussant per il loro contributo che ascolterò molto volentieri, grazie alla sindaca di Copertino che ci ospita in questa bellissima struttura, a Luca che ha promosso e ha dato un contributo così rilevante all'organizzazione. Il libro, vi dico innanzitutto come nasce, perché appunto fino a qualche settimana fa facevo il parlamentare, non faccio lo scrittore, non faccio il saggista, ho provato a fare in questi anni un po' di attività politica. Il libro nasce nella prospettiva che la scorsa legislatura arrivasse a scadenza naturale, cioè arrivasse a marzo 2023. Il libro è uscito ad agosto, a fine agosto di quest'anno, e l'obiettivo era dare, con i miei modesti mezzi per carità, dare una mano a irrobustire sul piano della cultura politica l'alleanza, diciamo sostanzialmente, che era stata a sostegno del governo Conte, quindi PD, Movimento 5 Stelle e Sinistra, perché ritenevo e continuo a ritenere che quell'alleanza è l'unica prospettiva per dare all'Italia un qualche governo progressista a livello nazionale, a livello regionale. E ho sentito molto la necessità di provare ad indicare dei punti di riferimento per questa costruzione, perché a mio avviso siamo ad un passaggio di fase, anzi siamo entrati in un'altra fase storica. Il libro ovviamente è molto incentrato su di noi, sulla sinistra italiana, però muove da un'analisi che è di carattere generale, e cioè che quel trentennio che è cominciato dopo il crollo del muro di Berlino e che ci è stato raccontato in modo propagandistico ma molto efficace come fine della storia, cioè quel trentennio in cui la politica si doveva fare da parte perché ci pensava al mercato a risolvere i problemi, e meno politica c'era, meglio sarebbe stato, perché la politica era un intralcio. Ecco, quel trentennio è finito. È finito in modo piuttosto evidente. Nella mia lettura, quel trentennio è finito sostanzialmente perché prima il sindaco ha fatto riferimento alle classi medie in difficoltà, perché a cominciare dagli Stati Uniti con la crisi del 2007-2008 è venuto fuori che le classi medie, intendo
diciamo classi media in senso esteso, quindi anche quella fascia di mondo del lavoro che lavora e si può permettere una vita dignitosa, non fa grandi ricchezze, ma come dice la nostra Costituzione, diciamo porta a casa un reddito che gli consente una vita dignitosa per sé e per la sua famiglia. Ecco, dal 2007-2008 viene fuori che questa regolazione neoliberista dei mercati, cioè questa eliminazione di ogni tipo di filtro, di orientamento politico alle libertà di movimento di capitali, merci, servizi e persone, diventa insostenibile. La crisi nel 2007-2008 negli Stati Uniti viene fuori perché le classi medie, non avendo più la possibilità per tanto tempo di fare le classi medie con i redditi dal lavoro, si indebitano e quel debito a un certo punto viene a diventare insostenibile. Da quelle classi medie, o più in generale, da chi è in difficoltà economica e finanziaria, appunto, che non è soltanto il lavoro dipendente tradizionale, nel libro faccio una rassegna di condizioni lavorative in sofferenza che riguardano una platea vasta di lavoro autonomo, di partite IVA che vivono nel libro utilizzo il termine subordinazione, quindi quel lavoro che è sostanzialmente subordinato, cioè non controlla la propria attività, non controlla le condizioni della propria attività, quindi è tanto lavoro autonomo, tante partite IVA, ma anche tanti giovani professionisti che pur con una dotazione importante di competenze vivono condizioni difficilissime, tante piccole imprese, microimprese, ad esempio nel mondo dell'agricoltura, che si trovano ad avere un unico distributore che strozza il piccolo imprenditore con dei prezzi impossibili. Ecco, questa articolazione di condizioni sociali in difficoltà domandano un ritorno della politica che viene colto, e qua la mia analisi del successo della destra è un po' più articolata rispetto a quella che sento in giro, questa domanda di politica istintivamente, questa domanda di protezione dallo strapotere dell'economia, dallo strapotere della finanza, questa domanda di protezione sociale, questa domanda di protezione identitaria viene intercettata dalla destra, ma non perché sono più bravi, semplicemente perché la destra istintivamente offre una risposta di chiusura, offre una risposta tradizionalista che nel momento in cui sei spaesato e non hai altri punti di riferimento diventa per te una risposta, dato che è l'unica possibile, diventa una risposta attraente. E quindi in questa chiave spiego ad esempio perché nel 2016 a giugno nel Regno Unito, che non è la periferia dell'impero, ma è che l'epicentro dell'offensiva liberista negli anni 80 e negli anni 90, vince la Brexit, cioè la sottrazione dal mercato, ma come quel luogo che è stato negli anni 80 e negli anni 90 è stato, come dire, a capofila di quella liberalizzazione, si vuole sottrarre dal mercato. Pochi mesi dopo, a novembre dello stesso anno 2016, negli Stati Uniti vince Trump, che rispetto al messaggio di Reagan e rispetto anche al messaggio di Clinton, ahimè, propone la chiusura, propone i dazi, viene votato dai lavoratori metalmeccanici di tante realtà che erano tradizionalmente democratiche, e poi questo avviene a tappeto in tutta Europa. La vittoria della destra in Italia è soltanto l'ultimo caso di una fila che è assolutamente lineare, a partire appunto da quelle scadenze che ricordavo prima. La Le Pen non vince in Francia perché c'è un altro sistema elettorale, nei paesi dell'est avete visto quello che è successo, e così via. Quindi qual è il punto? Noi siamo a un
siamo entrati oramai in modo evidente in una fase di deglobalizzazione, cioè quell'impianto che per 30 anni ha dominato e al quale la sinistra che io chiamo ufficiale, la sinistra storica la chiamo nel libro, cioè quella sinistra che fa parte, e non mi riferisco soltanto all'Italia, insisto, perché avete visto che fine ha fatto il Partito Socialista in Francia, avete visto, diciamo, le condizioni dell'SPD in Germania, nei paesi in tanti altri paesi la situazione è decisamente complicata. La sinistra storica, appunto, quella che fa parte della famiglia socialista, socialdemocratica, in quel trentennio non si è diciamo proposta come argine, ma si è proposta come interprete di quella ondata di liberalizzazioni. In questi mesi, e lo dico con rispetto per tutti, per carità, il libro non se la prende con nessuno, non ha un nome da mettere in croce, perché sarebbe ridicolo attribuire, se l'analisi è corretta sarebbe ridicolo, diciamo, personalizzare, quindi non c'è nessun processo a nessuno, perché ritengo che stiamo parlando di fatti storici che poi ovviamente sono stati interpretati dai uomini e da donne, ma hanno una loro portata appunto, che è una dimensione decisamente più consistente. E in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, da sinistra viene ripetuta una critica alla globalizzazione. Oramai la globalizzazione viene riconosciuto che siamo stati ingenui. Non si riesce a fare quell'altro passaggio, a mio avviso, fondamentale, che il modo in cui è stato realizzato il mercato unico europeo, l'europeismo della sinistra è stato, diciamo, esattamente in sintonia con quella globalizzazione che oggi si critica. Il libro, come ricordava chi ha introdotto, è un libro scomodo, un libro politicamente scorretto, perché infrange alcuni tabù. E lo fa con rischio di prendersi l'accusa di sovranismo di sinistra, di rossobrunismo, come sono arrivate in questi anni. Per quanto mi riguarda, mi ritengo profondamente europeista, però va messo in evidenza che se tu continui a allargare il mercato unico a stati dove il lavoro costa 300 euro e lasci libertà di movimenti di capitali, merci, servizi e persone, quello che avviene inevitabilmente, non perché ci sono i padroni cattivi, ma perché funziona così, quello che avviene è che il lavoro da questa parte dell'Europa viene spiazzato, c'è una concorrenza a ribasso. E quindi c'è una critica nel libro su come è stato fatto l'allargamento nel 2004, perché quella straordinaria operazione geopolitica è stata caricata sulle spalle di lavoratrici, lavoratori e piccole imprese. Si sarebbe potuto fare in altro modo. Quando sento oggi che per risolvere il problema della guerra in Ucraina noi apriamo il mercato unico rapidamente anche all'Ucraina, mi preoccupo, perché in Ucraina il reddito medio è di 3.000 euro l'anno e se tu metti 30 milioni di persone che hanno un reddito medio di 3.000 euro l'anno in un mercato dove si possono muovere liberamente, il lavoro da questa parte dell'Europa lo schiacciamo ancora di più. Allora questo vuol dire che lasciamo massacrare gli ucraini? No, ci sono soluzioni diverse per fare politica internazionale e per fare operazioni geopolitiche. Dopo la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti hanno ricostruito l'Europa col piano Marshall. Si possono inventare degli interventi che non vengono caricati sulle spalle del lavoro. Se vuoi, appunto, ricominciare a dare risposte a un mondo del lavoro che non ce la fa più. Ci sono direttive europee da riscrivere. Nel libro, come veniva ricordato, non ci sono uscite da qua, uscite dalla NATO, uscite dall'Unione Europea, c'è la richiesta e c'è l'insistenza sulla necessità di stare
in modo determinato, rivendicando quello che è l'interesse nazionale in quel quadro. Nel libro dove appunto utilizzo molto, poi mi piacerebbe sentire il costituzionalista, utilizzo diciamo appunto illustri costituzionalisti come il professor Massimo Luciani, come lo stesso Cesare Salvi, che oltre ad essere stato un dirigente di primo piano dei Democratici di Sinistra, anche lui un professore universitario. Ma il diritto europeo, e su questo chiudo perché poi appunto magari proverò a rispondere a qualche sollecitazione, c'è una questione sostanziale che a mio avviso differenzia quello che dovrebbe essere sinistra da quello che è liberal-liberista. Nei trattati europei le quattro libertà fondamentali, cioè la libertà di movimento di capitali, merci, servizi e persone, sono assolutizzate, cioè vengono tutelate in quanto libertà, ritenute libertà fondamentali. Nella nostra Costituzione quelle libertà, la libertà di iniziativa economica privata, tutte le libertà economiche vengono tutelate in quanto generano utilità sociale. Ma questa è una differenza fondamentale. Cioè, faccio un esempio per farmi capire e chiudo. Nel libro riporto appunto alcuni dei casi arrivati alla Corte di Giustizia Europea in conseguenza dell'applicazione della direttiva Bolkestein, della direttiva sui lavoratori dislocati. Professor Salvi, Cesare Salvi, riporta questo caso, che è uno, non è l'unico, di questo caso di un'impresa lituana che va a operare in Svezia e in base alla direttiva Bolkestein e la direttiva sui lavoratori dislocati va a operare in Svezia, si porta dietro i lavoratori lituani e a quei lavoratori applica le condizioni contrattuali vigenti in Lituania, che sono diciamo una frazione delle retribuzioni dei salari svedesi. Ovviamente i lavoratori svedesi si fanno un po' girare, no? E con i loro sindacati portano la questione alla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea non può far altro che riconoscere che l'impresa lituana ha rispettato le direttive europee, quindi rigetta il caso perché non c'è nessuna infrazione. Poi avviene che i lavoratori svedesi, dopo aver votato per decenni a sinistra, a un certo punto, come avete visto, votano a destra. Ah, sono diventati fascisti, sono diventati razzisti o semplicemente difendono le loro condizioni materiali di vita e l'unica sponda che trovano la trovano a destra. Allora questo vuol dire che sei contro il mercato? No, sono contro la modalità con cui è stato realizzato il mercato in quella chiave liberista che dicevo prima. Perché ad esempio tu puoi garantire la libertà di circolazione delle imprese, però fai anche in modo che se un'impresa lituana va a produrre in Svezia, applica al lavoro, qualunque esso sia, ai lavoratori di qualunque provenienza siano, le condizioni contrattuali vigenti in Svezia. Questo vuol dire evitare di scaricare la concorrenza sulle condizioni del lavoro. Questo è solo un esempio, ovviamente, ma per dire che cosa? Che noi possiamo fare tutte le decontribuzioni che vogliamo, i tagli del cuneo fiscale che vogliamo, ma se noi non correggiamo questo meccanismo, questo modo di funzionare del mercato, che non è un prodotto della natura il mercato, cioè la sinistra un tempo aveva una capacità critica, sapeva riconoscere quello che era la narrazione dell'avversario da quello che era la realtà delle cose. Il mercato non è necessariamente quella roba là che è stata raccontata in questi 30 anni. La politica deve riprendere in mano le sorti dell'economia. Ecco, se noi non facciamo una radicale correzione di rotta, tutta questa stucchevole
discussione sul fatto che c'è la disuguaglianza, che è insopportabile, che non va da nessuna parte, perché se la disuguaglianza non è che la contrasti con diciamo il taglio al cuneo fiscale, che vuol dire poi minori risorse al welfare alla fine, non è che vuol dire qualche altra cosa. Ecco, bisogna rimettere, diciamo, ritornare semplicemente alla nostra Costituzione. Le libertà economiche le tuteliamo in quanto hanno utilità sociale, non sono necessariamente un bene in sé, come abbiamo visto in questi 30 anni. E guardate che questo vale ancora di più per la questione ambientale, perché è evidente che se tu non metti dei limiti ai mercati, ricominciando a utilizzare parole che sono diventate brutte, ma che non erano parole brutte, le abbiamo fatte diventare brutte perché appunto stavamo dietro a quell'impianto culturale liberista. Protezione non è una parola brutta, se proteggi le condizioni del lavoro, se proteggi le condizioni dell'ambiente. Tu non puoi proteggere l'ambiente e difendere le imprese e il lavoro se lasci importare acciaio da stati dove non ci sono quei standard ambientali. Non è che devi essere protezionista per capire che non può funzionare un mondo dove tu assumi delle condizioni e poi lasci liberi di movimenti da stati dove quelle condizioni non vengono applicate. Ecco, noi siamo in un passaggio di fase. O la sinistra ufficiale, la sinistra storica, lo capisce, oppure, come è avvenuto in altre fasi, quelle risposte le dà la destra, non è che quelle risposte poi non le dà nessuno. E attenzione, il fatto che la destra dia risposte sbagliate non vuol dire che le domande non esistano, perché noi continuiamo in nome delle risposte sbagliate a rimuovere le domande. Le risposte possono essere sbagliate, ma le domande sono fondate e le dobbiamo affrontare. Le dobbiamo affrontare ovviamente sulla base di quello che è il nostro orientamento. E il mio riferimento alla Costituzione non è diciamo un qualche testo eversivo. Ecco, a me piacerebbe che nella fase in cui siamo, che appunto non riguarda soltanto l'Italia, noi tornassimo a discutere queste questioni fondamentali. Poi magari dopo nelle risposte provo a dire anche qualche altro punto che ritengo fondamentale. Grazie. Grazie all'onorevole Fassina. A questo punto mi rivolgerei all'onorevole Stefanazzi. Nel farlo dico già che lascio abbastanza libertà, anche perché, come appunto abbiamo visto, il materiale è tanto. Faccio giusto una cosa: i mercati governano, i tecnici amministrano, i politici vanno in televisione. Cito Alfredo Reichlin. Cioè, sostanzialmente, l'economia che comanda la politica e non la politica che riesce a governare l'economia. Fino a che punto concorda con questa frase? Allora, intanto buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a Luca, saluto gli amici e la sindaca e saluto Stefano Fassina. Io come ho detto prima a Stefano, il libro l'ho letto prima che Luca me ne parlasse, perché ho sempre pensato che l'approccio dell'onorevole Fassina fosse molto chiaro dal punto di vista della collocazione politica, ma scevro da ogni tipo di pregiudizio. E questo è un dono ed è una qualità che vi garantisco nella sinistra non è sempre presente, nell'analisi soprattutto dei fenomeni, soprattutto di quelli economici. Io prendo spunto da quello che diceva l'onorevole Fassina e faccio appello alla mia formazione giuridica e quindi farò l'avvocato su due passaggi fondamentali. Però volevo fare una premessa. Io sono l'esempio, sono nato nel 1970, sono l'esempio di un percorso di elaborazione di un'identità, di un'idea appunto del mercato, della politica, della finanza molto confuso. Io ho avuto la fortuna di avere un maestro a Milano che aveva studiato a Chicago e si era formato negli anni 80, la scuola diciamo del turboliberismo, quella che poi ha dato la base anche culturale ai fenomeni che ricordava Stefano, sia quelli thatcheriani sia quelli reaganiani.
E quindi io sono cresciuto con un'idea e in un contesto socio-economico che sosteneva quell'idea che era stata alla base di una fase di enorme espansione, poi si è rivelata, si diciamo, una bolla, ma una grande espansione economica, e quindi una fase che aveva determinato anche un sostanziale aumento del benessere di fasce sempre crescenti della popolazione, ripeto, a costi che poi abbiamo scoperto dopo, ma in quella fase storica, per chi era calato in quella fase, in quel momento, sembravano assolutamente rilevanti. Poi ho avuto la fortuna di crescere e di finire in un'istituzione, e in questa istituzione ho compreso, servendo questa istituzione, come si potesse rivedere, approcciare in maniera diversa il fenomeno, appunto, del rapporto fra politica e finanza, fino addirittura ad approdare in questi ultimi due anni ad una posizione che direi, diciamo, anche se ripeto sono solo un mero giurista, quasi post-keynesiana. Però perché dico questo? Perché da avvocato, quindi diciamo ergendomi a difensore di questa fase storica, devo dire che non c'è, credo, un disegno, non ho l'impressione che ci sia stato un comitato o una sovrastruttura finanziaria internazionale che a un certo punto abbia mangiato la politica. Credo che la politica sia stata in qualche modo vittima di quello di cui è stato vittima la società, cioè una totale confusione, un periodo storico tra i più complessi e confusi del Novecento, la fine di un'epoca, non è la fine della storia, sono d'accordo con Stefano, ma certamente la fine di un percorso storico-sociale che ha gettato molti di noi in uno stato di completa confusione, e che ha consentito, come spesso succede quando la politica lascia gli spazi, che altri occupassero quegli spazi. E l'economia, la finanza, soprattutto la finanza internazionale, ha occupato uno spazio che sempre, in maniera sempre più progressiva e costante, la politica ha abbandonato. E, è chiaro che questo ha comportato una progressiva ulteriore, diciamo, deterioramento della qualità della politica, e una che a sua volta è stata in qualche modo compensata o occupata da un aumento dell'influenza dei tecnici. Quindi in un percorso che si tiene insieme e che però ha generato quello che l'onorevole Fassina ha ricordato in termini di impatto sulla la realtà odierna. Tutto quello che ho detto si sintetizza, a mio modestissimo parere, poi diciamo, in quella che è l'attuale, in quello che è stato il percorso di allontanamento della sinistra da quello che, in questo sono perfettamente d'accordo con lui, sarebbe dovuto essere il capisaldo della sinistra, cioè il lavoro. Io sono convinto, anche qua faccio l'avvocato, che anche per quanto riguarda il lavoro, la sinistra in particolare, ma in genere appunto la società, abbia a un certo punto perso un po' dei riferimenti. Io ho imparato in questi 7 anni di lavoro in una regione importante in termini demografici degli italiani, in particolare del Mezzogiorno, che in maniera piuttosto, come dire, casuale direi, molti giovani hanno reagito alla crisi del mondo del lavoro attraverso questo ricorso a questa parola magica che si chiama autoimpiego, cioè hanno sostanzialmente in qualche modo hanno flessibilizzato se stessi per rispondere, in assenza di una risposta strutturale da parte della politica, alla crisi del lavoro. E per fare questo hanno orientato la propria attività lavorativa e l'hanno portata in qualche modo l'hanno indirizzata verso settori che, se dovessimo, diciamo, interpretarli con i criteri tradizionali anche un po' della sinistra, hanno spinto molti, diciamo, a
come dire, verso forme di proletariato, proletarizzazione, che in realtà poi sono nel novero di quella subordinazione di cui parlava l'onorevole Fassina e che non è più legata al rapporto fra datore di lavoro e operaio, ma è purtroppo un fenomeno, un meccanismo molto più complesso, molto articolato e che molto spesso, quasi sempre privo anche delle tutele minime che invece il mondo del lavoro ha in anni di lotta e di strutturazione creato. E anche quello è un fenomeno che non abbiamo compreso, anche quello è un fenomeno che ci è sfuggito di mano e che è frutto di una profonda crisi e confusione e che oggi finalmente la sinistra ha riscoperto e finalmente ritorna al centro di un dibattito che non è solo quello che per anni è stato legato al rapporto con le partite IVA, perché poi guardate, questo per anni, negli ultimi anni sembrava che la discussione più importante che si potesse fare nei confronti di questo enorme, gigantesco arcipelago fatto appunto di lavoratori non subordinati fosse legato alle misure di sostegno alle cosiddette partite IVA. E molto più, perché poi ci siamo accorti nel tempo che questo fenomeno ha comportato, ha avuto come conseguenza diretta un impatto sulla capacità dei giovani di formare delle famiglie, quindi ha avuto un impatto più che proporzionale sul calo demografico, quindi ha avuto conseguenze straordinarie che noi solo recentemente abbiamo cominciato ad esaminare e ad affrontare. Quindi quello che voglio dire è che ben vengano le analisi e io sono particolarmente contento di condividere con voi una delle analisi più lucide appunto che negli ultimi periodi è stata fatta ed è contenuta nel libro. Però ecco, chiedo a tutti un po' di indulgenza, un approccio un po' di comprensione rispetto ad una parte politica che è vero che ha commesso tanti errori, è vero che probabilmente ha anche concentrato la sua attenzione su priorità meno importanti e dimenticandosene delle altre. Però la sinistra, in particolare il partito più importante della sinistra italiana, che è il Partito Democratico, in questi anni ha faticosamente rappresentato uno spazio di discussione e di confronto, probabilmente l'unico organizzato appunto secondo le forme democratiche previste dalla nostra Costituzione. E non sono nemmeno così convinto, lo dico adesso e poi passo la parola al professore, che ha forme alternative di aggregazione, di sintesi politica che secondo quello che si legge oggi, quello che si discute, stanno in qualche modo insidiando, tendono ad insidiare lo spazio appunto che la sinistra rappresentata dal Partito Democratico ha storicamente rappresentato. Ecco, non credo che quelle forze probabilmente debbano più che puntare ad occupare uno spazio, debbono provare a compulsare il Partito Democratico e le altre forze della sinistra, perché questo processo di recupero dell'identità, che è un processo, per quello che ho detto prima, complesso e molto molto doloroso e articolato, può avvenire solo se non si creano antagonismi su chi oggi detiene lo scettro del rappresentante dei problemi o dei disagi di questo paese, soprattutto nel Mezzogiorno, ecco, mi permetto di dire, perché qui più che in altre parti del paese sta avvenendo questo fenomeno di concorrenza direi verso il basso e purtroppo mentre ci contendiamo questo spazio sempre più limitato, la destra anche nel Mezzogiorno, soprattutto in alcune regioni del Mezzogiorno, comincia e continua a dilagare
e temo che le condizioni, se non saremo in grado rapidamente di invertire la tendenza rispetto al lavoro, rispetto al welfare, rispetto alla domanda di sanità, temo che appunto quell'isola, diciamo, quella zattera che Stefano cita nel suo libro, che è rappresentata in questo momento dalla destra, che è priva di contenuti certamente, ma rappresenterà uno spazio sempre più presidiato, sempre più ricercato dagli elettori. Grazie. Grazie all'onorevole. Passerei ora la parola al professore Grasso. Giacchier, ne approfitterei e le chiederei, anche lei lascia comunque ampio margine per quel che vuole, le chiedo però di ricollegarsi un attimo a quanto stava accennando precedentemente l'onorevole Fassina. Corte di giustizia e Stato giurisprudizionale. Ne ha parlato poco fa l'onorevole, le chiedo effettivamente vede questo rischio e qual è il confine, insomma, tra Corte di giustizia, competenza della Corte di giustizia, e lì dove invece si supera il confine che dovrebbe essere quello delle costituzioni dei singoli Stati. Buona serata a tutte e a tutti. È stato veramente con grandissimo piacere che ho accolto l'invito di Luca Nolasco a essere qui con Stefano Fassina a presentare questo libro. Con Stefano ci siamo conosciuti il 22 di ottobre, quando a Roma c'è stata una sorta di costituente, diciamo così, di un coordinamento prospettato che ha come data il 2050, che è un coordinamento che in qualche modo vuole unire le forze che si dichiarano progressiste. Questo è già una cosa importante. Già dichiararsi progressista o di sinistra è già qualcosa. Questo libro, non lo dico per piaggeria, ma chi mi conosce lo sa, è un libro che va letto, è obbligatorio leggerlo per chiunque voglia intraprendere un minimo di attività politica, voglia comprendere determinati meccanismi, altrimenti si brancola nel buio, si trovano soluzioni arrangiate. Tra l'altro è un libro che è stato scritto, ripeto, e l'invito che vi faccio alla lettura, è stato scritto facendo qualcosa che appunto è un po' diventato desueto nella politica, cioè il fatto di studiare. Il politico, prima di fare politica, deve studiare. Il libro infatti è pieno di tesi argomentate, di citazioni, quindi è godibilissimo perché fa un affresco attraverso una serie di punti, una serie di problemi su come era la sinistra, qual è la crisi che ha avuto e quali possono essere le soluzioni, che ovviamente non sono semplici. E ripeto, se io dovessi coordinare una scuola politica, la prima cosa che farei, direi: prendete questo libro, prendetevi una quindicina di giorni di tempo, ci vediamo fra 15 giorni e iniziamo a discutere quelli che sono gli aspetti su cui focalizzare l'attenzione. Ovviamente da costituzionalista colgo l'invito che è stato fatto sia da Stefano Fassina sia appunto dal nostro amico che sta presiedendo e sta coordinando brillantemente questo nostro incontro. La Costituzione è il centro di tutto. La Costituzione è stata tradita dai partiti sedicenti di sinistra, permettetemi questa forzatura. È stata tradita. Nella nostra Costituzione il principio sociale o principio lavorista è scritto addirittura nel primo comma dell'articolo 1. Prima ancora di dire che la sovranità appartiene al popolo, che viene detto al secondo comma, nel primo comma si dice: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul mercato, non sul denaro, non su altri aspetti. Quello che dice la nostra Costituzione è rivoluzionario rispetto alle costituzioni liberali che fino a quel momento c'erano state.
perché dice che è fondata sul lavoro? Come mai? Infatti noi professori di diritto costituzionale nelle prime lezioni dobbiamo un po' spiegare agli studenti questa cosa abbastanza, come dire, strana, no? Anche perché c'è tanta disoccupazione, dici ma come, una presa in giro? Beh, non è una presa in giro, anzi la nostra Costituzione è disegnata sul principio lavorista, coordina questo principio lavorista con un altro principio che è altrettanto importante ed è altrettanto tradito, che è quello dell'articolo 36, il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e comunque tale da garantire a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Libertà e dignità della persona umana sono al centro del progetto della Costituzione. Il fatto che in questi giorni si discuta come una colpa la povertà è una cosa che ci dà l'idea di come la nostra Costituzione ormai sia stata appunto tradita, colpita nel suo aspetto più profondo. C'era un testo di Fausto Bertinotti, si chiamava Colpita al cuore, riferitasi alla Costituzione. Vuol dire che, anzi, nel disegno neoliberista la povertà va nascosta, non deve esistere, non può esistere, e se esiste è colpa di chi non si è adeguato al meccanismo che dovrebbe garantire a tutti una quota di benessere. Ma se la Costituzione è stata scritta in questo modo è proprio allo scopo di contrastare l'economia di mercato che era presente nello Stato liberale. Nel momento in cui le masse acquisiscono il diritto di voto, entrano nella scena politica, si affaccia un nuovo modello di società veicolato dalle dottrine marxiste, socialiste, socialdemocratiche, dalla dottrina sociale della Chiesa, che mettono al centro la dignità della persona e dice non è possibile continuare con lo Stato liberale che garantiva ovviamente gli interessi di quel ceto che in quel momento votava, cioè si votava per censo. L'allargamento della base elettorale fa sì che vengano introdotti necessariamente dei nuovi diritti, diritti sociali, che servono proprio a contrastare il mercato che rende tutto una merce, anche il lavoro lo banalizza in una merce. E quindi se non c'è una Costituzione che fissa dei limiti, fissa dei paletti, come si suol dire, dei diritti fondamentali a ciascuna persona che si trovi in uno stato di squilibrio sociale ed economico, questo non accadrà naturalmente. O lo fa lo Stato ponendo dei diritti in Costituzione, o questo non accadrà mai. Lo squilibrio aumenterà sempre più. E se la nostra Costituzione scrive all'articolo 3, secondo comma, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto libertà e uguaglianza ai cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, sanno indicare che libertà e uguaglianza di fatto in un sistema regolato dal mercato non esistono. Sono scritte sulla carta, libertà, l'eguaglianza formale è scritta, ma poi non si realizza quando ci sono queste diseguaglianze, quando le persone lavorano per una paga infima, quando le persone lavorano senza una garanzia, quando non hanno un quadro di diritti sociali riconosciuto. In questi diritti sociali sono i diritti ai lavoratori, il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto alla previdenza e all'assistenza. Tutto questo è un quadro che ovviamente entra in contrasto con i principi dell'Unione Europea. L'Unione Europea non ha una Costituzione, perché? Perché la Costituzione dell'Unione Europea è stata bocciata da alcuni popoli, dal voto, ma anche perché insomma era piuttosto claudicante, e nei trattati che oggi sono vigenti, il Trattato di Nizza soprattutto, i diritti sociali non ci sono, o meglio sono successivi ed eventuali rispetto ai diritti di matrice economica. La nostra Costituzione non è così. L'articolo 41, libertà di iniziativa economica privata, si dice che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, sopporta dei limiti. La proprietà privata a sua volta è indirizzata ad una funzione sociale, può essere limitata in vista di una funzione sociale. E la nostra Costituzione è piena di questi riferimenti che sono stati abbandonati strada facendo. Perché? Perché appunto
ci sono varie cause, vengono illustrate nel libro in maniera assolutamente brillante, asettica e chiara. Cioè sono stati abbandonati perché si è inseguito un modello neoliberista, e secondo me, mi dispiace contraddire l'amico Stefanazzi, non è casuale, è voluto. C'è una costante, un'imposizione. Come diceva Gallino, la lotta di classe è stata rovesciata. Dopo i 30 anni gloriosi, Reagan, la Thatcher impongono una visione dell'economia che ha come obiettivo la sconfitta della politica, la sottomissione della politica. E questo accade. Ovviamente, come è scritto brillantemente nel libro, questa situazione viene superata quando le masse, sempre loro, queste che, insomma, che non si rassegnano a vivere male, iniziano a prendere contezza e si apre uno scontro, diciamo, non più tra destra e sinistra, ma tra alto e basso della società, potremmo dire, tra giovani e anziani, tra generi. Cioè lo squilibrio che emerge trova delle forme di sfogo che è in quelli che vengono chiamati populismi, sovranismi, ma sono delle forme di espressione e di soluzione, di risposta delle domande che la sinistra tradizionale non dà più. Anzi, la sinistra tradizionale, Blair anche i Renzi, diciamo la verità, hanno assecondato. Lo statuto dei lavoratori l'ha eliminato Renzi, non l'ha eliminato mica Berlusconi, articolo 18. Il mainstream di cui si parlava prima, ossia che schifo il lavoro dipendente, che schifo il contratto a tempo indeterminato, ma è una cosa da anziana, da archeologica. Nelle Leopolde questo sentivamo, bellissimo cambiare lavoro, è molto figo, io cambio lavoro ogni 6 mesi, ma che proprio smart, è una cosa fantastica, no? No? Come quando da ragazzi era bello cambiare fidanzato ogni 6 mesi, solo che dovevi trovare una che stava... E questo è il problema. Il lavoro non c'è. Chi ce l'ha se lo deve tenere stretto e deve sopportare condizioni drammatiche. Il fatto che è stato detto, mancano politiche attive del lavoro. Mancano perché c'è una situazione, tra l'altro, aggravata da un testo di riforma costituzionale fatto anche questo dalla sinistra, che attribuisce le politiche del lavoro alla competenza regionale. Assurdo. Quindi tutto sembra fatto per prendere i principi costituzionali e metterli in un cantuccio, e non aiuta appunto il sistema europeo, perché nel rapporto Corte di Giustizia, Corti Nazionali, c'è una teoria elaborata dalle corti costituzionali di molti paesi, dei controlimiti, cioè i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici costituzionali interni prevalgono, ma è sempre un braccio di ferro, molto difficile da far valere. Le decisioni delle corti che impongono, fanno prevalere il diritto interno, sono sempre molto contrastate, sono sempre molto difficili da far valere. Proprio perché, e qui si vede poi la differenza tra i paesi che hanno all'interno della Costituzione i diritti sociali e altri invece che non ce li hanno, come i famosi paesi frugali. Ora, è chiaro che la discussione ci porta lontano. Un altro tema molto interessante, trattato nel libro, che magari cui non si è fatto riferimento, è il fatto che la sinistra abbia prestato troppa attenzione forse ai diritti civili, distogliendo l'attenzione dai diritti sociali. Su questo molti hanno scritto, anche perché portare i diritti civili alle loro estreme conseguenze si arriva ovviamente al Partito Radicale, a posizioni libertarie, dove ognuno fa quello che gli pare. No, io mi è capitato qualche giorno fa di interloquire con qualcuno, diceva, esiste contro il problema, no, del tetto al contante, asserivano alcuni che esiste il diritto all'uso del contante. Cioè praticamente ognuno si inventa un suo diritto, dice no, questo è un diritto fondamentale, perché il diritto di fare quello che cavolo gli pare a ciascuno diventa un diritto fondamentale. E ovviamente entrano poi in gioco gli atti di disposizione del proprio corpo, cioè ci sono tutta una serie di aspetti che si aprono sul fronte civilistico, che ovviamente vanno a
invadere il fronte pubblicistico. Quindi lo Stato, torniamo allo Stato liberale, lo Stato che fa sempre più passi indietro e chiaramente lascia spazio alle destre, che ovviamente con la loro retorica nazionalista entrano e utilizzano anche temi di sinistra. Pensate al sovranismo alimentare, c'è un tema che dovrebbe essere un tema, diciamo, legato all'uso dei beni sul territorio, che è stato preso dalla destra e ne ha fatto una denominazione, ovviamente forzandola con tutto quello che vogliamo, di un ministero. Quindi sono dinamiche sconcertanti, come la polemica sui condoni e così via. Ma come, le destre che hanno fatto condoni a ripetizione, che si disinteressano completamente? Noi abbiamo fatto anche con Sergio tante battaglie sul piano ambientale. Alla fine chi solleva le tematiche ambientali è visto come un passatista, uno che ostacola il progresso, uno con una visione proprio in quel caso passatista, cioè l'idea che il mercato, la cementificazione, l'assoluta assenza di qualsiasi principio di vincolo ambientale, paesaggistico, di pensiero di ciò che avrà nel futuro, debba portare avanti la linea. Chi si oppone è uno che ostacola il progresso. Ora, tutte queste visioni devono essere abbandonate da chi vuole fare un percorso di sinistra progressista, perché sono sfide che ci aspettano, perché al centro ci deve essere la persona. Se al centro c'è il mercato, la persona è da parte, si affaccia ogni tanto. Si parla di assistenzialismo quando si dà un aiuto a chi sta male, non è assistenzialismo, è cura dei diritti minimali delle persone. Ora, spero di aver, insomma, di aver detto molte cose, volevo dire, ma voglio chiudere con le parole conclusive del libro, che in fondo segnano una piccola, come dire, stella polare sulla quale indirizzare le energie di chi si proclama progressista. Tengo a dire, ovviamente è un'annotazione personale che mi piace fare, che in questo momento così complicato, al sud, in Puglia, in Campania, in Calabria, una forza politica dichiaratamente progressista ha preso il 30% dei voti. Questo non accadeva forse da 20 o 30 anni. Questa è una buona notizia. Una forza che è il Movimento 5 Stelle, che si è dichiarata progressista, ha preso dei voti che non aveva preso neanche Vendola, aveva preso, forse l'avevano presi DS l'ultima volta. Una forza dichiaratamente progressista, che non si vergogna di dire essere progressista, perché il problema della sinistra è che in molti casi, per cercare di essere alla page, per cercare di essere, come dire, di essere accettata, ha assunto atteggiamenti spesso accondiscendenti verso il neoliberismo. Quindi indulgenza sì, ma fino a un certo punto, anzi no, perché queste cose creano dei danni irreversibili. Ricostituire oggi una sinistra è complicatissimo. Il mestiere della sinistra è ricomporre i frammenti sparsi in un'alleanza sociale, con un programma nazionale e sovranazionale credibile per la riconquista del primato della politica sull'economia, per la pace, per il governo dei mercati, per la centralità della persona, per la dignità del lavoro, per la salvezza nostra e del pianeta. Un neo-umanesimo laburista e ambientalista. Lo sviluppo umano integrale. Grazie. Io credo che i punti di contatto siano tanti, sia tra chi è intervenuto che tra quello che è scritto all'interno del libro. Credo anche ci siano però alcune piccole sfaccettature diverse, ed è per questo che le chiedo un ultimo intervento conclusivo, al termine del quale l'onorevole Fassina poi ci terrebbe anche ad un momento in cui poter fare qualche domanda. Nel frattempo però a lei la parola. Beh, grazie innanzitutto all'onorevole Stefanazzi e al professor Grosso per i loro commenti, che hanno toccato punti per me molto rilevanti. Il libro prova a guardare avanti, fa un bilancio del trentennio, però appunto non
non processa nessuno, prova a guardare avanti. Quello che a me preoccupa con grande franchezza è che non vedo una adeguata consapevolezza critica nella fase che stiamo attraversando. Cioè vedo una continuità di pensiero, vedo una continuità di linguaggio, vedo appunto una scarsa consapevolezza della necessità di girare pagina. La vittoria delle destre, ripeto, non è un problema solo italiano, poi in Italia abbiamo degli accidenti specifici, non è un incidente di percorso. La disuguaglianza, ora va di moda, diciamo, riconoscere che siamo arrivati a un livello di disuguaglianza insostenibile, ma non la puoi affrontare se non rimetti qualche briglia al mercato. Cioè, se non riconosci che devi intervenire attraverso la politica. E guardate che, come è scritto nel sottotitolo, la politica è tornata. Con la pandemia abbiamo riscoperto quanto è importante l'intervento dello Stato. Siamo stati disponibili a riconoscere allo Stato di confinarci in casa, cioè di sottrarci la libertà fondamentale. Con la guerra e le sanzioni abbiamo capito che quella storia che i mercati non si potevano controllare è in realtà una favola, perché quando si è voluto bloccare le banche russe dal sistema di pagamenti internazionali si è fatto in qualche ora. Le banche centrali, che dovrebbero essere santuari indipendenti, secondo appunto la vulgata neoliberista, gli è stato detto dai governi che dovevano bloccare i titoli comprati dalla banca centrale tedesca, e l'hanno fatto. Quindi quello che a me preoccupa in questa fase è la scarsa consapevolezza. Dall'altro punto di vista, e qua vengo a quanto ora diceva il professor Grosso, oltre i confini della sinistra ufficiale, oltre i confini della sinistra storica, sono emersi dei movimenti e delle esperienze politiche che hanno saputo, diciamo, intercettare dal versante progressista quelle domande di protezione sociale, di protezione identitaria. Mélenchon, che viene schifato dalla sinistra ufficiale italiana perché parla di protezionismo solidale, è uno che comunque è tornato a prendere i voti degli operai e delle periferie francesi e compete con la Le Pen. Esempi di questo tipo ci sono stati anche in Spagna con Podemos. In Italia il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un dato oggettivo, non è piaggeria. È insieme a Fratelli d'Italia il primo partito tra gli operai, è di gran lunga il primo partito tra i disoccupati e tra i lavoratori precari. È un fatto positivo che a mio avviso va coltivato. Questo non vuol dire che allora quello che succede al PD è irrilevante. No, io faccio il tifo perché il PD torni in forma, si rafforzi, e non mi preoccuperei, davvero non capisco né gli atteggiamenti di lesa maestà, la sinistra siamo noi e siamo sempre stati noi, che vogliono questi che sono appena arrivati. E ne capisco però l'atteggiamento opposto di dire ora svuotiamo il PD. Guardate, la metà delle persone che stanno male non vanno a votare, c'è un'area enorme da poter conquistare, non abbiamo bisogno di sottrarci quei pochi voti che prendiamo ora. Cioè, non è che c'è un limite oltre il quale non si può avere più sinistra, c'è una marea di sofferenza sociale alla quale dare risposte. Quel 35-36% che non sono andato a votare alle politiche, distribuito in termini sociali, vuol dire che è il 20% tra chi ha redditi alti e il 50% tra gli operai e chi ha redditi bassi. Quindi c'è un'enorme area da poter riconquistare. E lasciatemi pure dire un'altra cosa, che
il fatto che il PD sia il partito più votato tra le classi dirigenti non è una cosa brutta o da, diciamo, da ridimensionare, perché per governare hai bisogno di un'alleanza di fasce sociali, di ceti sociali, di classi sociali ampia. Quindi se c'è qualcuno che rappresenta di più su un terreno progressista le classi dirigenti e qualcuno che rappresenta di più quelli che stanno più in difficoltà, e riusciamo a fare quel capolavoro politico di tenere insieme queste aree e quindi dare una credibilità anche in termini di classe dirigente a una prospettiva politica, facciamo un'operazione seria. Però appunto vanno riconosciute alcune questioni di fondo, nel libro appunto provo a toccare, a toccarle, sono scomode, sono anche scivolose e se le poni corri il rischio di essere frainteso. Però sulla questione dei migranti è chiaro che è sacrosanta l'accoglienza, dopodiché però noi come sinistra veniamo da una storia. Io quando ho cominciato a frequentare l'allora PC ero molto piccolo, però la parte che più mi affascinava era quella della politica internazionale, cioè ci occupavamo di terzo mondo. Ma noi sinistra possiamo considerare normale che centinaia di milioni di persone per sopravvivere devono lasciare la loro terra? Dovremmo preoccuparci pure delle cause. Un tempo noi criticavamo il capitalismo con la C maiuscola perché appunto faceva operazioni neocoloniali in Africa, sfruttava interi continenti. Ma perché non possiamo recuperare quella capacità critica? Non è che possiamo pensare di risolvere il dramma di milioni, di centinaia di milioni che non possono sopravvivere nella loro terra, di persone che non possono sopravvivere nella loro terra, lo possiamo risolvere attraverso, diciamo, l'accoglienza. Non funziona così. Poi è chiaro che devi accogliere tutti, non voglio essere frainteso, devi accogliere tutti, ma c'è un problema di integrazione, c'è un problema di capacità di integrazione che non è una variabile elastica a piacere, fai i conti con condizioni materiali. Ecco, a mio avviso noi dovremmo rompere un po' la questione dei diritti civili. A me preoccupa il come affrontiamo i diritti civili, perché guardate, i diritti civili non c'è un modo. Per quanto mi riguarda, anche qua vado in controtendenza, mi sono preso la mia dose di insulti, ma accettare che il mercato possa arrivare fino alla funzione riproduttiva, cioè fino a quella che è la dimensione più sacra dell'umano, che è mettere al mondo un bambino, per quanto mi riguarda non è un'operazione che va sostenuta. I diritti civili non sono una scatola chiusa che prendere o lasciare. A mio avviso abbiamo avuto un approccio liberista anche sul versante dei diritti civili. Se poi la destra in modo tradizionalista incontra una domanda di chi si sente spaesato rispetto alla relativizzazione di tutto, anche della vita umana, poi anche là gli lasci una prateria. C'è tanto cattolicesimo sociale che è naturalmente sulle nostre corde, che però non si fida di noi, perché poi quando arrivi a ritenere legittimo che il mercato sconfini fino a comprare la vita, è chiaro che quell'universo sociale, che pure è in sintonia profonda in termini di rispetto della persona, di dignità del lavoro, non ti segue più. Quindi noi abbiamo dei punti da aggredire se vogliamo tornare a fare quello che era il nostro mestiere. Perché se invece va bene così, guardate, prima o poi ricapiterà, ma la destra avrà un incidente, diciamo, si riapriranno degli spazi di governo, dopodiché però non vai a dare le risposte a quelle persone per le quali dovresti fare politica e per le quali sei nato oltre un secolo fa. Quindi questo è il punto, e siamo in un'altra fase, quindi senza chiedere scomuniche, senza chiedere abbiure, con la massima indulgenza per quanto mi riguarda, però ci deve essere la correzione di rotta, perché se invece la correzione di rotta non c'è
e noi pensiamo di sconfiggere la destra perché a un certo punto da Bruxelles arriverà un'altra lettera come quella che mandò Draghi e Trichet nel 2012 e poi torniamo al governo, non credo che per quanto mi riguarda sia una prospettiva particolarmente interessante. Dobbiamo conquistarla sul campo riconoscendo gli elementi di discontinuità. Grazie. L'onorevole ci tiene molto affinché sia dato spazio anche alle domande. Chiedo però di essere coincisi e chiaramente sul tema. Non so se qualcuno in sala quindi ha da fare qualche domanda, in caso alzi la mano. Prego. La prima è, non sono tanto d'accordo francamente su questo discorso dei diritti civili, nel senso che i temi della genitorialità omosessuale, i temi anche assetto della famiglia, delle famiglie, se non sono temi di sinistra non vedo chi possa portarli avanti. Certo, è chiaro che l'esempio che fa lei, quello della economicizzazione anche di questi fenomeni, non mi trova d'accordo ovviamente, però credo che siano elementi identitari del pensiero di sinistra alcune questioni. E quindi il richiamo alle teorie sociali del cattolicesimo non lo condivido francamente. Un'altra questione che le volevo porre è invece quella dell'attenzione al Movimento 5 Stelle. Io ricordo di aver partecipato, non so quanti anni fa erano Luca, un incontro con l'onorevole Bertinotti proprio in questa stessa sede, ed era all'inizio proprio dell'esperienza del Movimento 5 Stelle. Feci una domanda anche in quell'occasione e quasi la questione fu a mio avviso sottovalutata dall'onorevole Bertinotti in quella circostanza, come se i 5 Stelle non avessero struttura, contenuti tali da potersi affermare. Invece, voglio dire, la storia ci ha detto una cosa diversa. Tuttavia l'esperienza della politica, dell'antipolitica, anche questa secondo me andrebbe contrastata da parte della sinistra, che dovrebbe riprendersi il suo ruolo piuttosto che cercare una sponda in quei movimenti, dal mio punto di vista, riprendersi il suo ruolo anche attraverso una attività di politica aperta alla cittadinanza, e occasioni come queste ne sono la dimostrazione, ma proprio di riprendersi l'attività delle sezioni, l'attività nelle città, insomma a contatto con la gente, piuttosto che lasciare che questa parte si svolga invece sui social. Chiedo la sua opinione. Io chiederei, prima di dare il microfono all'onorevole, se c'è giusto un'altra domanda per poi poter rispondere insieme prima di procedere con il firmacopia. Bene. Grazie. Grazie di entrambe le domande. Ma per quanto riguarda i diritti civili, sono d'accordo. Io ho fatto un riferimento specifico, non a caso. Quindi non sto parlando dei diritti civili in generale. Attenzione a dire che sono distintivi della sinistra, perché in realtà non è così. Forse della sinistra in Italia, perché la destra italiana, però ad esempio il matrimonio per gli omosessuali nel Regno Unito l'ha fatto Cameron, che non è uno di sinistra, o Macron in Francia, quindi non è distintivo. Ovviamente per quanto mi riguarda deve far parte del nostro programma, ma se appunto per diritti civili intendiamo riconoscimento di tutto quello che non porta il mercato a dominare la vita, per quanto mi riguarda. E poi sono anche d'accordo sul fatto che è evidente che io non auspico, diciamo, una sorta di delega per cui qualcuno si occupa di chi sta male, qualcun altro si occupa di chi sta bene e poi ci mettiamo insieme. Ritengo che ci sia uno spazio enorme. Dico che è un valore positivo il fatto che in una fase così difficile per la sinistra siano sorte sul versante progressista, sebbene con un percorso molto contraddittorio, perché io prima delle ultime elezioni
ho espresso il mio voto per il Movimento 5 Stelle, ma 5 anni fa non l'avrei fatto neanche sotto tortura, nel senso che appunto non ho un segno di antipolitica, cioè riconosco limiti e contraddizioni, riconosco, ma perché l'ho vissuto col governo Conte 2, dal governo Conte 2 poi ho visto, diciamo, un tragitto che è stato seguito, ritengo che ci siano correzioni di rotta ancora da fare, non è che c'è qualcuno che è perfetto e qualcun altro che deve diciamo, cospargersi il capo di cenere e inginocchiarsi, quindi no? Ci sono delle correzioni da fare per quanto mi riguarda in termini di cultura politica, di organizzazione, perché ad esempio l'organizzazione sui social, sull'organizzazione sociale il movimento è molto avanti, su quella territoriale un po' meno, e ritengo che quella territoriale, come le diceva, sia importante, che è una dimensione che deve recuperare molto anche la sinistra ufficiale, perché non è che è presente purtroppo nella misura in cui dovrebbe essere. Quindi quello che io auspico in questo momento è il libro a questo obiettivo, non pretende di convincere sulle risposte che propone, ritiene che però ci sia una fase di discontinuità da riconoscere, cioè le parole d'ordine, quell'approccio che abbiamo avuto fino ad oggi non funziona, e tu non convinci le persone se dici alla Meloni che è fascista, perché non funziona, è una cosa che riguarda un circuito sempre più ristretto, quindi massima vigilanza democratica, ma servono risposte sulle condizioni materiali di vita delle persone. Per darle però devi alzare lo sguardo, devi capire quello che avviene intorno a te, devi capire che se oggi tu non dici che la guerra va fermata, per fare un esempio, tu non ce la fai a arginarne le conseguenze economiche e sociali, perché non hai gli strumenti, devi bloccare la guerra. Una posizione europeista seria, no? È una posizione che dice e costruisce le condizioni attraverso le quali con i principali paesi europei metti un freno a chi nella NATO continua a dire più armi e più sanzioni, perché sennò quelle fasce sociali non le difendi. A chi vuole continuare ad allargare il mercato unico con i Balcani gli dici anche no, prima facciamo una revisione fiscale in modo che tutti hanno lo stesso sistema, poi ne riparliamo, ma non il contrario. Siccome ci hanno raccontato che arriverebbero gli Stati Uniti d'Europa, allora smantelliamo ogni tipo di vincolo, perché arrivano gli Stati Uniti d'Europa. Gli Stati Uniti d'Europa non arrivano e non arriveranno, perché è poesia, non è politica. Intanto però hai smantellato tutto quello che potevi smantellare, i lavoratori ne pagano le conseguenze. Ecco, ora sto semplificando ovviamente, però c'è veramente un'altra visione, un altro paradigma da riconoscere se vuoi correggere la rotta, perché altrimenti non ce la fai. Grazie davvero. Grazie di esservi trattenuti qui praticamente 1:40, così come grazie agli ospiti. Qualora voleste, lì dietro trovate il libro e l'onorevole Fassina ha il piacere di trattenersi per due parole per firmarlo. Grazie.